Siamo alla provincia di Salerno per l'ultimo incontro con le autrici ideato e curato da Anna De Rosa. Questa sera siamo con Cristiana Danina Formetta che presenterà due testi che ha scritto, Meravigliosa Ossessione e Scrittura Erotica. E tra l'altro poi parleremo anche di una mostra fotografica particolare, però procediamo con calma. Come mai? Sarà una domanda che ti sarai sentita porre tantissime volte. Questo genere, il genere erotico nella letteratura, che cosa ti ha appassionato e che cosa ti ha spinto a intraprendere questo percorso? Mi piace precisare una cosa. Quando ho iniziato eravamo proprio pochissime donne che scrivevano narrativa erotica. C'era Francesca Mazzuccato, per esempio. Ma non era proprio un genere preciso. Si raccontavano storie di donne, storie di vita vissuta, ma vissuta ai limiti, anche ai limiti del piacere. Quindi l'erotismo non era ancora, c'era, ma non era stato ancora categorizzato in un genere letterario. E poi io credo che la scrittura erotica oggi si sia evoluta di pari passo con la mentalità femminista, quindi ci sta che una donna oggi segua questo percorso letterario, anche se non mi piace rimanere chiusa in un'etichetta comunque. Due libri completamente diversi, Meravigliosa Ossessione, la storia in quattro luoghi diversi, quattro donne. Puoi aggiungere qualcosa a questo intreccio di vite, di storie, di ossessioni? Beh, il titolo mi è stato suggerito da un mio amico scrittore che disse: gli scrittori non amano come le persone normali, loro hanno bisogno di essere ossessionati perché è da questa ossessione che nasce la storia di un libro, o in questo caso le storie. Quindi sono quattro storie d'amore molto voraci, molto ai limiti, molto appassionate, ma anche per certi versi catastrofiche, perché spesso le donne finiscono per rimanere bruciate dalla loro stessa fiamma, ed è questo quello che succede alle protagoniste del libro. In queste storie mi viene da pensare, ascoltandoti, che quando c'è una sessualità, un erotismo, vissuto in modo famelico, usiamo questo termine, c'è sempre un finale, amaro. O mi sbaglio? Ci hai mai fatto caso a questa, considerazione? La trovi esatta? Non la vedi in questo modo? No, no, mi appartiene, anzi, devo essere sincera, spesso non sono mai stata un amante del lieto fine. Mi piacciono i finali aperti, mi piace essere realista. Una donna spesso quando ama non si chiede cosa succederà dopo. Il finale amaro deriva da questo, dal fatto che noi donne ci buttiamo a capofitto nel sentimento, cosa che gli uomini non fanno, gli uomini hanno sempre tutto programmato, beati loro. Noi no, e quindi facciamo la fine spesso delle falene che si bruciano gli occhi e tutto il resto. L'altro testo invece, Scrittura erotica, consigli. Cosa c'è secondo te da dover consigliare ancora oggi? Tu prima parlavi di un'evoluzione, di un cambiamento e mi trovi perfettamente d'accordo, però sicuramente forse ci sono ancora dei limiti nelle donne proprio, o mi sbaglio? Scrittura erotica vuole essere è nato come manuale di scrittura, è diventato anche una guida a scegliere i libri erotici e a scriverli nella maniera giusta, perché purtroppo ancora oggi il confine tra scrittura erotica e pornografia è sottile e spesso non si capisce quando e dove fermarsi. Io credo che la narrativa erotica debba essere qualcosa che pone il sesso al centro, ma nello stesso tempo deve lasciare una storia nel lettore. Invece, purtroppo ci sono sempre questi libri moderni, mi viene da dire, questi libri che vanno di moda oggi, che alla fin fine hanno una trama molto esile e una serie di scene sexy che seguono uno dietro l'altro. Diciamo, io lo chiamo un po', è la sindrome di Cenerentola, però col sadomaso. Al posto del principe azzurro abbiamo Mr. Grey con la camera delle torture, tutta roba già vista. Da quanto stai dicendo mi sembra di capire che sei molto critica nei confronti proprio del
delle autrici o degli autori che scrivono in questo modo o con questa tematica. Cioè, è difficile scrivere un libro, una storia cioè, nella quale c'è un erotismo molto forte, molto spinto, comunque dichiarato, reale, in certo qual modo. Sì, è difficile perché molti pensano che è facile. Invece il genere erotico insieme al thriller secondo me sono i più complicati da gestire, devi trattare il materiale con molta cura. E non sono critica verso le autrici, però non mi piace che ormai l'erotico sia visto semplicemente come una storia con tratti sadomaso. O peggio, Bridget Jones, però con scene di nudo. Questo rom ormai, se apri un libro romance, quindi un romantico, una storia, la Pretty Woman, c'è sempre due o tre scene di sesso spintissime. È proprio, adesso si chiama spicy il termine, lo Infatti, spicy romance. hai anticipato una domanda. Si vede, come diciamo prima, sei molto avanti. A volte la trasposizione di un libro in un film è sempre difficile. In un libro di questo tipo, dove effettivamente la sessualità è dichiarata, è scritta, è ancora più difficile. Sì, è difficile per due motivi. Uno, bisogna tener conto del pubblico, quindi quello che nel libro puoi immaginare sullo schermo devi farlo per forza vedere, però c'è un'eccezione. Secondo me, il film più erotico che io ho mai visto è un film che di erotico non è niente. Non ha niente, si chiama The Protagonist, sì, i protagonisti, ed è di Robert Altman, dove nella scena di sesso la telecamera era fissa sui volti che si guardavano l'uno e l'altro e non ho mai più trovato una tensione erotica tanto forte in un film. Ti faccio una domanda che è più sociologica. Secondo te, dal tuo osservatorio, anche perché ho letto che hai creato anche un collettivo, come si educano le ragazze alla sessualità, alla propria sessualità? Non Secondo te? mentendo, innanzitutto. Ho visto, la cosa strana è che stavolta mi hai preceduto tu. Ho visto un libro, credo su Amazon, dove praticamente era un libro che parlava del corpo delle donne, ma scritto per le bambine. E, se non sbaglio, non so, l'autrice non mi ricordo, il nome dovrebbe essere Il tuo corpo è tuo. Io credo che quello che questo genere di libri sta facendo per le bambine, la narrativa erotica lo può fare per le donne, può liberarle, può dire, vedi queste fantasie, non te ne devi vergognare perché ce le abbiamo tutte. Questo possiamo fare, questo è il nostro compito. Ci sarebbe tanto da dire, ma il tempo a nostra disposizione, è poco, anche se chi verrà questa sera avrà sicuramente più spazio per farti delle domande e per ascoltarti. Tu hai portato anche delle foto di volti, di occhi, che hai creato, con l'intelligenza artificiale. Vorrei che aggiungessi qualcosa in merito a questo aspetto e anche alla mostra che hai proposto. Allora, la mostra è nata per caso perché con il mio collettivo abbiamo pubblicato un libro di poesie dal titolo Le Metamorfosi e l'autore Antonio Cretella mi ha detto mi fai qualche illustrazione visto che sei brava con l'intelligenza artificiale e ho riprodotto queste donne, questi miti greci, miti classici come Penelope, Circe, Medusa e Antigone, Cassandra, è quella che mi ha colpito Antigone. tanto. Però come donne moderne, concentrandomi sugli sguardi, uno sguardo in cui non sono più tanto oggetti passivi del mito. Ad esempio, Penelope ha uno sguardo tipo, adesso che torni a casa ti faccio vedere io. Mi è piaciuto elevarle da oggetto del mito a soggetto del mito, ecco.
E come ti sei trovata a lavorare con l'intelligenza artificiale? Questa applicazione che sta sempre più prendendo piede, che non è facile neanche da No. utilizzare, perché uno pensa premo qua, faccio lì, invece no, è molto complesso. Effettivamente è un'opera d'arte, nel vero senso della parola. È complesso trovare uno stile personale, per questo io passerò diversi mesi addestrando l'intelligenza attraverso alcuni modelli che potevano essere Modigliani, come altri artisti, in modo da creare qualcosa di completamente originale. Io mi sono trovata bene. Mi sono trovata bene perché ho sempre desiderato disegnare, ma non avevo la manualità. E io spero che questa nuova tecnica serva non so, a dare l'opportunità di dipingere, ad esempio, a chi soffre di artrite, quindi non riesce a tenere in mano un pennello, oppure a persone ipovedenti che non riescono a tratteggiare una linea con precisione. Credo che il bello di questa tecnologia sia non fermarci sul copyright, non fermarci sul se è arte o se non è arte, ma vedere una maniera etica per utilizzare. Molto interessante questa prospettiva, anche in questo caso sei oltre, perché noi quando parliamo di intelligenza artificiale, spesso ascolto, seguo, abbiamo una visione legata un po' al fatto come se ci togliesse qualcosa nella realizzazione delle opere o anche solo nell'immaginare, nel fare noi, nell'essere noi creatori. Tu prima hai usato un termine molto bello, addestrato l'intelligenza artificiale. Quindi ti faccio una domanda che non è provocatoria, però viene bene in questo momento. Tu hai paura dell'intelligenza artificiale come molte persone la presentano? Come se ci fosse qualche cosa che noi ancora non riusciamo a capire, che potremmo essere noi addestrati dall'intelligenza artificiale, non addestrarla noi. No, questo non mi spaventa. Quello che spaventa invece molti scrittori con cui ho parlato è che, oddio, adesso l'intelligenza artificiale scriverà al nostro posto, scriverà i libri nostri. Ora, se hai paura che un'intelligenza artificiale sia brava più di te, tu non sei un bravo scrittore, perché l'intelligenza artificiale, e io l'ho usata per velocizzare alcuni post su internet, per esempio, l'intelligenza artificiale, così come è ripetitiva, è banale. Cioè, se hai paura neanche di un'intelligenza, di una macchina, di una persona che scrive in maniera banale, significa che sei più banale di lei. È così con l'intelligenza artificiale. Grazie, sono molto curiosa di ascoltarti a breve alla provincia di Salerno. Grazie a te.